Salve a tutti! Oggi vi mostro un mini album. Questo progetto l'ho realizzato per un incontro con delle amiche qui della zona e visto che non tutti potete essere presenti all'incontro, quindi al mio corso dal vivo, ho pensato di fare questo tutorial per voi. Infatti, prima vi mostro come ho realizzato l'album e subito dopo vedrete come realizzarlo. Ma partiamo subito con una brevissima descrizione del progetto. L'album misura 23,5 cm per 16,5 cm ed ha uno spessore di 1,5 cm. Per la copertina ho assemblato, diciamo, le varie parti di cartoncino con dello scotch di carta rivestito con della garza da legatoria. Ho creato con la silhouette cameo la scritta Dolci momenti tra sorelle. Se siete interessati alla scritta e magari non riuscite a farli da solo, scrivetemi una mail e vi manderò gratuitamente il file senza alcun problema. Ho tagliato il font due volte per creare una sorta di mattatura. Ho applicato due bottoncini in legno con due bimbe e questo è il retro. Apriamo l'album. Ed ecco l'interno. Qui ho creato una tasca in vellum con l'envelope punch board e ho applicato un cuore fustellato con la fustella cuori della Big Shot. Tutto il bordo della prima pagina è cucito con la macchina da cucire, ma è semplicemente una cucitura decorativa. Nella parte superiore ho applicato un tab come questi. Vi ho mostrato come realizzarli con l'envelope punch board. Se non avete visto il video, qui trovate il link per guardarlo. Questo album si apre da entrambe le parti. Ogni pagina ha una tasca dove poter anche applicare altre foto. E tutte le schede interne sono sempre rifinite con la macchina da cucire. Le fustelle utilizzate sono delle fustelle della Sizzix, ho utilizzato Hearth Primitive e Flower 3D. Ed anche questa fustella sempre con i cuori. Giriamo. Un'altra tasca. E un'altra tasca ancora. Richiudiamo tutto e dall'altro lato abbiamo sempre altre pagine con altre tasche. Pronti per vedere come realizzarlo? Allora seguitemi! Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di 8 fogli di carta scrap. In formato A4 vanno bene anche fogli decorati solo da una parte e quindi con il retro bianco. Poi ci servirà un border punch, scegliete voi quale, io ho scelto questo con le parentesi, della colla, un taglierino, dello scotch di carta, il mio è largo 3 cm, della garza da legatoria o comunque della garza che avete a disposizione. Per le decorazioni utilizzeremo dei cartoncini di vario colore. Per la copertina ci servirà un pezzo di cartone vegetale. Da una parte questo cartone è telato. Il cartoncino misura 34 x 23,5 cm. Per le decorazioni utilizzeremo ancora dei fogli di vellum o carta lucido. Ed infine ci servirà l'envelope punch board e una taglierina. Iniziamo subito. Prima di tutto prendiamo 6 degli 8 fogli e li pieghiamo esattamente a metà. Dopo aver piegato tutti i fogli, prendiamo il primo e il secondo foglio. Li incastriamo in questo modo, quindi le parti bianche vanno a toccarsi. Non incolliamo, prendiamo il secondo foglio e la taglierina. Dal secondo foglio andiamo a togliere 1 cm solo da un lato. Togliamo la carta. Prendiamo il border punch che abbiamo scelto per la nostra decorazione e punchiamo tutto il bordo.
Adesso mettiamo la colla o il nastro biadesivo su questi tre lati, 1, 2 e 3. Incolliamo in questo modo in modo da creare una tasca. Prendiamo il secondo foglio e facciamo la stessa cosa, quindi lo inseriamo all'interno. Prendiamo la taglierina, togliamo 1 cm di carta con il border punch, punchiamo tutto il bordo. Giriamo dall'altro lato e facciamo lo stesso. Inserendo quest'altro foglio, andiamo a tagliare sempre 1 cm e poi panciamo con il border punch. Continuiamo nello stesso modo anche con quest'altra pagina fino ad arrivare a tutte e 6 le pagine. Ed ecco che la struttura interna è pronta. Da una parte e dall'altra. Adesso prepariamo la copertina. Prendiamo il nostro pezzo di cartone vegetale e andiamo a fare 2 tagli. Lo spessore il bordo del nostro mini album sarà di 1,5 cm, quindi il nostro cartone misura 34 cm. Facendo i calcoli dobbiamo lasciare da una parte 16,25 cm, 1,5 cm e 16,25 cm avremo anche dall'altro lato. Con un taglierino tagliamo le 3 parti, io li ho già tagliati ed ecco i 3 pezzi ottenuti. Prendiamo lo scotch di carta e andiamo ad assemblare la copertina. Come sempre, la distanza che ci deve essere tra un pezzo e l'altro deve corrispondere allo spessore del cartoncino che si utilizza. Per prendere la dimensione esatta, basta fare così. Ed ecco la copertina. Prendiamo poi un'altra pattern, sempre in formato 4 delle 8, la tagliamo esattamente a metà, poi prendiamo 23 cm di garza da legatoria, la mia è larga 15,5 cm, quindi la piego esattamente a metà e la taglio in due. Prendo i 2 pezzi di pattern e vado a incollarli sulla copertina, sia davanti che dietro. Poi prendiamo un altro foglio di pattern.
lo tagliamo a metà. Utilizziamo solo metà del foglio per incollarlo all'interno della copertina. Prima di incollare la metà del foglio alla copertina, prendiamo circa 60 cm di nastro con cui realizzeremo la chiusura dell'album, lo tagliamo a metà e incolliamo metà nastro proprio sotto la copertina in modo tale da non notarsi. Dopo prendiamo uno dei due pezzi di garza da legatoria e lo incolliamo con la colla vinilica o col Mod Podge nella parte interna in questo modo. Questa serve sia da rinforzo per il bordo, ma è anche decorativa in questo caso. Asciugare bene e facciamo lo stesso anche sul fronte. Una volta asciutto sia l'interno che l'esterno, andiamo a incollare l'altro pezzo di nastro nello stesso punto dal lato opposto. Ed infine incolliamo anche l'album. Io non incollo perché prima preferisco decorare le pagine interne, quindi vi consiglio prima di decorare ed infine e incollare alla fine. Come noterete, nella parte superiore abbiamo più spazio rispetto al basso, alla parte inferiore e rispetto anche al bordo laterale. Questo perché utilizzeremo l'envelope punch board per creare dei tab da incollare nelle varie pagine. Spero vi sia piaciuto questo progetto, spero di essere stata chiara nel tutorial, ma se avete qualsiasi dubbio o qualsiasi domanda non esitate a commentare e a chiedermi tutto quello che volete. A presto, ciao ciao!